la cosa che mi ha spinto a mettermi in gioco così personalmente e così fortemente in questo progetto, perché sono emigrata in un paese dove alcuni discorsi sono un po' più sviluppati e c'è un sacco di più di tolleranza nei confronti dell'alterità, no? Mentre qua in Italia la situazione soprattutto delle donne negli ultimi anni ha un movimento che è spaventosamente una corsa all'indietro. Io poi lo so che femminismo e queer è sempre una tricky question, nel senso che dire festival queer o festival femminista può essere un'antitesi in termini. E devo dire che sono però contenta di come ci siamo unite tutte quante insieme per fare questa cosa, perché secondo me ha funzionato perché eravamo tutte aperte. Eravamo aperte e disponibili anche ad imparare. Più che altro curiose, eravamo lì e dicevamo ma fammi vedere, ma magari sì, ma magari no. Eravamo lì, escono delle cose che a te piacciono e a quell'altra non piacciono, però comunque secondo me tutte noi abbiamo un po' conosciuto qualcosa in più. Non so per quale motivo mi è venuto in mente, sinceramente non me lo ricordo, però ho iniziato a parlarne con Aurelia, con Luciana, con alcune di noi che eravamo proprio stanche di fare assemblea, picchetto, manifestazione. Volevamo fare un altro tipo sia di intervento sulla città che poi anche di politica nostra, di divertirci pure, di fare una cosa divertente. C'è stato un percorso molto lungo nella ricerca di un linguaggio comune, che di fondo inizialmente non avevamo. Chi veniva appunto da un percorso di militanza femminista aveva le sue parole e i suoi termini ben precisi. E chi veniva magari da un percorso di controcultura oppure di arte indipendente ne aveva altre ancora. Chi veniva da queer aveva un terzo modo, diciamo, di chiamare le cose che poi alla fine sono le stesse. Luoghi del mondo, in altre declinazioni o più commerciali, più istituzionali, mentre invece appunto il nostro Ladyfest è fieramente autoprodotto, è queer, è femminista addirittura. Cosa chiedere di più?